conti sono evidenti, insomma, dai passeggeri trasportati si ricavano 5 milioni annui, i costi di gestione sono di almeno 32 milioni l'anno, c'è un rapporto costi-ricavi del 6,5%. Insomma, il più basso rapporto costi-ricavi di tutta Italia, cioè qui con i ricavi non si paga neanche il 7% dei costi, questo è il punto. E quindi Brescia spende pro capite per i suoi cittadini, ripartendo questa spesa qui su tutte le teste dei cittadini, 340 euro ad abitante, che è una cifra esorbitante, la più alta d'Italia, però. Il dato del numero dei passeggeri, 17 milioni all'anno sulla metropolitana, è un dato modestissimo se si pensa che la stessa metropolitana fatta allo stesso modo, la stessa lunghezza, le stesse caratteristiche tecniche è la M5 di Milano, porta oltre 50 milioni di passeggeri all'anno, tre volte tanto. Quindi la metropolitana a Brescia, una città di 190.000 abitanti, sta mostrando la corda, perché non c'è la domanda di traffico che giustifica una grande opera come quella. Questa è la prima cosa che viene fuori a 4 anni di distanza, ma si sapeva già che sarebbe stata dura per questa metropolitana mantenersi. C'è stata una riduzione di traffico automobilistico nel solo centro di Brescia. Però il comune non vuole prendere atto che per avere quei numeri modesti qua hanno dovuto fare un'integrazione tariffaria, cioè obbligare tutti i cittadini della provincia di Brescia a prendere un titolo di viaggio integrato, cioè quindi a vendere un abbonamento, anche se quell'abbonamento integrato non veniva usato da quelli che arrivano da Manerbio, da Peschiera, da Desenzano, da Rovato in provincia di Brescia. La cosa che noi proponiamo è, per aumentare il numero dei viaggiatori della metropolitana, è chiudere il parcheggio in centro di Porta Vittoria, non a tutti, ma almeno a quelli che vengono da fuori, quindi aperto solo ai residenti, per cui si costringe ad usare la metropolitana ed evitare che uno entri in macchina, fino al centro di Brescia. Punto primo. E la nostra seconda proposta è quella che si facciano degli interventi urbanistici per favorire una concentrazione di popolazione dove c'è il trasporto pubblico di massa ambientalmente sostenibile come quello della metropolitana.